siamo qua nella Biblioteca Umanistica di Fieravecchia, una delle più importanti e conosciute e frequentate anche dagli studenti dell'Università di Siena. A causa del Covid-19, come tante altre strutture di fruizione pubblica, hanno dovuto subire un ridimensionamento. Andiamo a parlare però prima di analizzare come l'Università di Siena, in questo caso l'area umanistica e la Biblioteca Umanistica di Fieravecchia, ha riorganizzato i suoi spazi. Parliamo di come è proseguito anche durante l'emergenza Covid-19 il prestito dei libri e la fruizione dei libri, perché come lei ci spiegava prima, l'Università di Siena è una delle poche università, anche a livello italiano, che ha comunque proseguito questo prestito anche nella situazione di emergenza del Covid. Sì, questa è stata, diciamo, una delle scelte strategiche fatte dall'Ateneo già fin dai primi giorni, insomma, perché ovviamente l'Ateneo ha organizzato un comitato strategico che ha seguito tutte le fasi della pandemia, quindi nei diversi settori. Una delle prime cose che è stata definita in modo unanime era l'esigenza di poter continuare a mantenere supporto a didattica e ricerca. Quindi è stato abbastanza naturale, visto che le biblioteche sono il punto essenziale di riferimento per questi aspetti, cercare di organizzare i servizi in modo da salvaguardare il personale dedicato, gli studenti, ma garantire anche questo tipo di attività. Teniamo presente che all'Università di Siena oltre il 40% degli studenti sono studenti fuori sede, quindi c'era anche la complicazione che molti di questi erano tornati o nel tempo sono ritornati nelle loro abitazioni. Quindi diciamo, in qualche misura il servizio dell'Università di Siena non è mai stato interrotto. Non è mai stato interrotto né per i nostri studenti e ricercatori né per gli altri ricercatori che si sono rivolti ai nostri servizi. Quindi il prestito interbibliotecario, per esempio, non è mai stato sospeso. Dove è possibile spedivamo direttamente e gratuitamente i volumi a casa degli studenti o dei docenti. Dove invece si richiedevano delle parti, il personale si è occupato della digitalizzazione e dell'invio in formato elettronico. Abbiamo messo in piedi una task force di bibliotecari in tutte le strutture che supportavano i docenti proprio per individuare documenti alternativi utili per gli esami da poter fornire in modo digitale, nell'ambito delle regole ovviamente del copyright, che purtroppo in Italia sono molto molto restrittive, molto più di quanto non avvenga in altri paesi. Tant'è vero che su questo ci sono delle iniziative a livello parlamentare proprio per cercare di prendere coscienza di quanto, soprattutto in occasioni di questo genere, siano del tutto inadeguate. Devo dire che l'aspetto importante è che tutto il personale delle biblioteche, di tutte le strutture, ha collaborato in modo molto attivo, non c'è stata nessuno che si è tirato indietro, anzi tutti hanno sentito proprio questa esigenza di far parte di una squadra, di un progetto collettivo, e quindi c'è stato il massimo della dedizione. L'abbiamo visto appunto dai feedback ricevuto dagli studenti, che sono stati tutti molto positivi. Contemporaneamente abbiamo cercato anche di potenziare tutta la nostra documentazione in formato digitale, quindi alcuni editori, devo dire purtroppo soprattutto in ambito internazionale, molto meno in ambito nazionale, ci hanno consentito di avere accesso gratuito alle loro collezioni elettroniche, ai loro ebooks, alle loro collezioni digitali, e quindi questo è stato un aiuto importante. Altrettanto importante è il fatto che molti docenti, soprattutto in alcuni settori, ma insomma, si sono attivati fin da subito con il supporto dei bibliotecari per cercare di trovare bibliografie alternative, quindi trovare dei documenti che non fossero necessariamente quelli previsti ex ante nel piano di studi, proprio per poter consentire di arrivare regolarmente a sostenere gli esami, che si sono tenuti in forma elettronica, a distanza, ma che insomma tutti gli appelli sono stati rispettati. E quindi, ecco, entrando adesso nella biblioteca di Fieravecchia ci troviamo sostanzialmente in due sedi differenti. Noi abbiamo visto l'aula
l'aula più grande, no? Quella a cui eravamo abituati a vedere molti studenti, abbiamo visto pochi studenti, poi lei ci parlerà di chi sono questi due studenti, invece entrando sulla destra c'è l'accesso al giardino in cui ci troviamo oggi, dove sono stati sistemati questi tavoli, dove ci troviamo, altri tavoli anche donati poi dalle contrade per lo studio all'esterno. Ecco, parliamo di queste due differenti situazioni. Sì, l'esigenza ovviamente è primaria, è quella di garantire un accesso in sicurezza. Quindi purtroppo uno dei servizi più amati, soprattutto in questa struttura, è quello dello scaffale aperto. Peraltro appunto a livello nazionale l'Università di Siena ha un numero, una percentuale di strutture a scaffale aperto molto più alta di quella che è la media nazionale, e questo purtroppo è stato uno dei primi sacrifici che abbiamo dovuto fare, perché questo avrebbe potuto comportare assembramenti o intasamenti, e quindi tutto il materiale viene adesso consegnato dai bibliotecari, quindi questo vuol dire un aggravio ovviamente di lavoro, un affanno organizzativo maggiore, ma questo consente che ognuno, come al ristorante, non c'è più il buffet, ma ognuno ha il piatto selezionato. Quindi tutti gli utenti possono prenotare i loro libri, possono prenderli in prestito e portarli fuori, oppure andare a studiare, come in questo caso, negli spazi aperti, che, come diceva giustamente lei, questo è stato per noi un'occasione importantissima anche per riallacciare rapporti con la città e quindi condividere questa esperienza, ed è stato importante che appunto le contrade abbiano subito risposto in modo immediato, devo dire, perché in pochi giorni siamo riusciti ad avere in prestito i tavoli che arredano adesso il giardino, quindi senza avere necessità di aspettare tempi di fornitura, cosa complicata perché stiamo parlando di un periodo in cui tutta l'Italia era ferma, quindi anche avere le forniture era pressoché impossibile. Questo è stato possibile già qui a Fiera Vecchia con il supporto della Contrada del Nicchio, adesso abbiamo aperto anche il chiostro di San Francesco con la Contrada del Bruco, e abbiamo appena aperto Sala Rosa, che quindi è un altro degli spazi molto amati dagli studenti. Contemporaneamente, laddove si parlava di esigenze di ricerca, abbiamo però bisogno di un accesso diretto, pensiamo ai laureandi, pensiamo ai dottorandi, agli specializzanti o ai docenti che hanno bisogno di consultare, soprattutto in un ambito umanistico, più test, umanistico, giuridico, sociopolitologico, hanno bisogno di consultare più testi contemporaneamente. Darli in prestito sarebbe stato complesso, perché noi siamo anche obbligati a sanificare i libri che sono stati usati al di fuori della struttura, proprio per garantire che non ci siano rischi di contaminazione. E quindi c'è stata una lunga discussione su quelli che dovevano essere i tempi, però allineandosi a quelli che sono gli standard internazionali, dobbiamo adesso rispettare 3 giorni di quarantena per tutti i libri che in qualche modo arrivano dall'esterno. Ecco che questo poi avrebbe complicato il livello di fruizione, mentre invece laddove i testi vengono consultati all'interno della struttura, quindi con l'uso costante dei presidi, mascherine di protezione, sanificazione costante delle mani, i libri utilizzati possono immediatamente essere riposti a scaffale e quindi essere riutilizzati. Conseguentemente la scelta è stata quella di riservare per il momento questo servizio a chi si occupa di ricerca, quindi docenti, ricercatori, dottorandi, ma anche laureandi delle magistrali, ma anche laureandi delle triennali. Ora cominciamo a considerare se è arrivato il tempo, in un momento in cui le distanze possono essere ridotte, se allargarlo anche agli altri studenti. Ecco, l'Università di Siena ha reso noto che da settembre-ottobre ripartirà l'attività universitaria in presenza, logicamente rispettando tutte le normative anticontagio. Ecco, lei provi, diciamo, a spiegarci come si potrebbe presentare la biblioteca a uno studente a partire dal mese di settembre ed ottobre, e come cambierà anche la concezione della biblioteca, che prima era e tuttora è nelle nostre menti un posto in cui
si studia magari anche in gruppo, quindi anche un momento di aggregazione studentesca, però come lei ci diceva prima, probabilmente per alcuni mesi questa concezione andrà messa un po' da parte. Sì, intanto vorrei precisare che appunto l'Università di Siena ha detto che da settembre si ritorna in aula, ma da settembre si garantisce anche la didattica a distanza. Quindi questo in realtà è un cambiamento, è una differenza sostanziale, perché da un punto di vista dell'organizzazione è a tutti i livelli è un livello di complicazione molto più ampio. Però questo ci consente di dire sia agli studenti fuori sede, che quindi per qualsiasi motivo non possono venire subito, che garantiamo almeno per il primo semestre entrambe le possibilità, così come agli studenti internazionali, perché non dimentichiamo che Siena è una delle città che ha una percentuale molto più alta della media nazionale. Siamo attorno tra il 9 e il 10% di studenti internazionali, quando la media nazionale è attorno al 7%. E c'è un grande interesse da parte degli studenti sia internazionali sia di fuori sede a venire a Siena, e lo dimostra il fatto che molti sono rimasti anche nel periodo della pandemia, hanno deciso comunque di rimanere a seguire i nostri studi, altri hanno deciso di ritornare nelle proprie sedi ma hanno continuato a fruire delle lezioni. Quindi questo dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi vuol dire mettere in piedi tutti i servizi e triplicare, diciamo, i nostri punti di attenzione, che dovranno continuare ad essere quelli dell'aspetto della digitalizzazione. Infatti stiamo rivedendo tutte le nostre politiche di acquisto delle collezioni e proprio adesso avrò un incontro con alcuni direttori di dipartimento proprio per definire come orientarsi. La priorità, è stato deciso, soprattutto per quest'anno, sarà dedicata alla didattica. Quindi la maggior parte delle risorse saranno dedicate all'acquisizione di documenti in formato digitale funzionali alla didattica, con una forte raccomandazione da parte del rettore a tutti i docenti nel cercare di organizzare le bibliografie proprio in funzione di quello che può essere fruito in qualsiasi modo. Quindi quello è un punto di attenzione importante. Continueremo a supportare il processo di digitalizzazione, quindi per chi non potrà esserci e andremo avanti con questo tipo di funzione. Abbiamo un servizio di prestito interbibliotecario, quindi siamo connessi con tutte le biblioteche a livello nazionale o internazionale per la fornitura dei documenti che noi non abbiamo, in modo da poterli fornire in modalità elettronica. Resta aperto l'aspetto della biblioteca come luogo di incontro, di socializzazione, perché è il luogo in cui si trova moglie, si trovano i migliori amici, si passa anche piacevolmente del tempo, che è un fenomeno internazionale. Io discutevo con alcuni colleghi olandesi che hanno appunto appena creato ad Amsterdam, nell'Università di Amsterdam, un bellissimo luogo di studio per gli studenti, che non ci vogliono andare, perché gli studenti vogliono andare a studiare, a socializzare in biblioteca, perché la biblioteca è proprio un luogo, diciamo, che fa parte della nostra cultura come luogo di aggregazione. Quindi per noi è importante recuperare questo aspetto. Un primo passo è Sala Rosa, che è appunto un luogo identitario ormai forte, un altro è San Francesco, quindi luoghi dove abbiamo maggiore disponibilità di spazio e possiamo cercare di compenetrare questi due aspetti. Ovviamente tutto è molto legato all'andamento sanitario, quindi dobbiamo essere pronti a gestire le situazioni in funzione di quelli che saranno i nuovi scenari, però contiamo progressivamente di riuscire ad aumentare la presenza degli studenti all'interno delle strutture. Ecco, un'ultima domanda: in questa fase di emergenza si è parlato anche molto di opportunità. Secondo lei il sistema bibliotecario, quello che tutto lei ci ha raccontato fino a questo momento, può uscirne, nonostante le difficoltà, rafforzato o migliorato? Tutto quanto, il sistema ha imparato molto. Lei pensi solo che appunto
Io mi occupo anche di didattica innovativa, di ricerca e di internazionalizzazione. Noi prima della pandemia avevamo circa 60-80 docenti che usavano la didattica a distanza, perché l'Università di Siena è stata una delle prime a avviare un progetto di questo genere. Siamo partiti 7 anni fa in virtù delle nostre sedi decentrate di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Avevamo appunto circa 60-80 docenti che lavoravano su questo progetto. Nello spazio di un fine settimana siamo passati prima a 600 e poi a 860 docenti che usano le tecnologie. Questo è un cambiamento epocale, perché ovviamente tutta la didattica gioverà di questo aspetto. Noi abbiamo un centro che è appunto il Teaching and Learning Center del Santa Chiara Lab, che ha un focus specifico sull'innovazione della metodologia didattica, che appunto nei prossimi giorni avrà un convegno organizzato proprio su queste tematiche, proprio perché cerchiamo di introdurre maggiori tecnologie all'interno delle strutture. Contemporaneamente abbiamo visto che l'uso di questi strumenti è cambiato. Se noi andiamo a vedere, noi facciamo sistematicamente delle indagini di customer satisfaction dei nostri utenti. Fino a qualche anno fa il punto cardine, l'elemento principale dal punto di vista della valutazione dei servizi di una biblioteca per gli studenti erano le fotocopiatrici. E quindi il livello di funzionalità, la qualità, la facilità, l'economicità del servizio era uno dei punti principali che poteva caratterizzare in positivo o in negativo il servizio di una biblioteca. Adesso è completamente ribaltato. Cioè gli studenti che prima avevano bisogno di stampare documenti sono ormai 6 mesi che non vedono più la carta. Questo è un passaggio epocale e quindi da un punto di vista anche della nostra concezione dei servizi, degli appalti, degli nostri investimenti, della sostenibilità dei servizi con ricadute anche sull'ambiente, ovviamente questo vuol dire un cambiamento enorme. Vuol dire quindi investire in altri strumenti, e qui si apre una grossa parentesi di come cambierà anche tutto il resto del mondo. Come dicevo prima, la risposta per esempio del mercato editoriale internazionale è ben diversa dalla risposta del mercato editoriale nazionale, che è molto più conservativo, che è molto più legato al documento cartaceo. Ci sono settori in cui non abbiamo documenti in formato elettronico disponibili. Abbiamo una normativa nazionale che è ottocentesca e che quindi è ben lontana dal garantirci le opportunità di cui abbiamo bisogno. Però la speranza è che tutto questo abbia costituito una forte accelerazione rispetto a queste tematiche che sono sul tavolo ovviamente da anni e che ci consentano di muoverci necessariamente verso un contesto diverso, perché è quello che i nostri studenti utilizzano. E quindi questo ha voluto dire per noi anche potenziare e cambiare sistemi di comunicazione, quindi essere presenti sui social, essere presenti sugli strumenti che laddove sono i ragazzi, cioè non possiamo immaginare che gli studenti vengano dove noi abbiamo i documenti o dove noi abbiamo le risorse, dobbiamo essere noi a essere presenti in tutti i luoghi possibili. Ecco, quindi anche da un punto di vista della creazione delle piattaforme tecnologiche stiamo cercando di avere strumenti leggeri. Abbiamo appunto le piattaforme più evolute a livello internazionale, quello che hanno le più importanti università del resto del mondo. Da questo punto di vista siamo molto all'avanguardia, insieme ai colleghi delle università toscane. Grazie alla regione Toscana abbiamo anche messo in piedi dei servizi innovativi come la carta dello studente, per cui tutti gli studenti possono muoversi in tutte le biblioteche toscane senza bisogno di essere riconosciuti o di avere degli stop. Quindi diciamo questo sarà un ulteriore stimolo a far crescere questo livello di servizi. Ecco. Quindi questo è il motivo per cui studiare a Siena
è una cosa ben diversa che studiare in altre realtà. Ecco, questo è un elemento importante, lo dimostra il fatto che appunto siamo stati i primi ad aprire i servizi, a non interromperli mai, e appunto abbiamo partecipato a diverse tavole rotonde, incontri in cui siamo stati invitati proprio perché la qualità dei nostri servizi, che peraltro è quello che ci consente di essere sempre in cima alle classifiche e alle indagini nazionali, ma anche a quelle internazionali, fanno apprezzare l'Università di Siena da parte dei nostri studenti.